quello che sto per mostrarvi è il mio garage. Noterete che è un po' pieno, anche se dentro non c'è neanche un'automobile, perché secondo me oggi la rivoluzione si fa in bicicletta e poi le automobili somigliano sempre più a un capo di vestiario senza essere un vestito, e poi sempre meno sono un guscio protettivo e più un guscio aggressivo. E allora perché oggi invece ho deciso di raccontarvi la storia di un imprenditore che costruisce automobili? I motivi sono due. Io li ho scritti e così non mi sbaglio. Primo, Erasmo da Rotterdam diceva: la fortuna ama le persone non troppo sensate, che era un po' un modo per dire le buone occasioni vengono per caso, ma il caso te lo crei da solo. Questo invece l'ho detto io. Secondo, Luca Mazzanti mi sta simpatico perché lui le occasioni se le è create, trasformando la passione in lavoro, è umile quanto basta e mi ha pure offerto il caffè. E allora io penso che in un'Italia in crisi raccontare la sua storia sia parecchio, ma parecchio, utile per tutti quanti. Ah, avete visto qui dietro? Che schifo? Mi stavo facendo i capelli da solo con la macchinetta e a un certo punto mi sono distratto. È venuto questo. Va bene, torniamo a Luca Mazzanti. La prima volta che ho incontrato Luca è stato a Pontedera, Pisa, zona industriale Gello, dietro questo cancello dove ha sede il capannone. Ciao. Ciao, piacere. Prego. Facciamo un po' di luci. Dove siamo? Siamo a Pontedera in un capannone che noi chiamiamo atelier. Sto sentendo i rumori della costruzione di sottofondo. Fanno parte della scena, sì, sono sì, veri, vero? Sono veri. Mica veri. Me l'hai messi no, ora. No, sono veri, sono chi è lei? Lei è l'Evantra. È l'Evantra, è diciamo la terza macchina, diciamo, che abbiamo fatto. Sarà costruita in 5 esemplari all'anno. L'Evantra è una struttura di porte molto tipica. È il DNA di queste macchine, deve comunque impressionare. La mia esperienza è quella di lavorare, di mettersi sotto, lavorare, sacrificarsi, credere in qualcosa e dare tutto. La 01 è in costruzione, adesso stiamo partendo poi anche con le altre. È quella dei rumori? È quella dei rumori, sì. Ci si mette un attimo seduti. Io sono nato nell'automobile, per me hanno sempre fatto parte della mia vita. Vengo da una famiglia di carrozzieri, quindi ovviamente sono cresciuto, diciamo, nel mondo dell'automobile fin da quando ero piccolo. Di carrozzieri? Poi, carrozzieri, sì. Perciò sì. Non grandi industriali, no, di costruzione. No, carrozzieri, artigiani, come siamo. Noi siamo artigiani, siamo grandi industriali. A differenza di mio padre, ho sempre avuto una passione sanguigna. Lui l'ha sempre fatto più come un lavoro, io. Per me è sempre stato proprio passione. La cosa fondamentale è che quando i miei amici magari compravano Topolino, io già compravo auto, quattro ruote. In contemporanea, diciamo, agli studi ho iniziato a disegnare, a modificare modellini. L'automobile è sempre stata parte della mia vita. Truccavi il motorino? Anche, beh, certo, ovviamente, come tutti. Così, sì. Senti, sono curioso, è possibile fare un giro dentro? Sì, sì, sì. Stiamo andando nella parte, diciamo, produttiva. Cioè l'interno del capannone, quando vedo un disegno alla mia destra. Chi l'ha fatto questo? Questa l'ha fatta Giada, la mia questo bimba più piccola. È un progetto di famiglia. Sì, certo, certo. Questa è un'azienda di famiglia in realtà. È stata e è la nostra vita da tanti anni. Abbiamo investito quello che è stato il nostro sacrificio di tutti questi anni e anche Ornella, mia moglie, che poi si occupa della parte amministrativa, e anche le bimbe gravitano comunque in questo mondo da quando sono nate, quindi... E poi sopportano il babbo. E poi sopportano il babbo, cosa non facile. Allora, questa è la 01. Lo chiamerei guscio, ma non... Sì. Come si può chiamare? Vestito. Io ecco. Preferisco chiamarlo vestito. Vestito. Sì, questo è un progetto per un cliente. Cliente storico, ecco, nostro. Chi sono i vostri clienti, a parte Batman che credo compri in questa? Clienti sono clienti che sono collezionisti di automobili, sono clienti che hanno già tutto nelle loro collezioni, hanno i marchi storici italiani piuttosto che anche quelli stranieri, che cercano qualcosa veramente di made in Italy, di hand made in Italy come lo chiamiamo noi, quindi di fatto a mano, e che sia esclusivo. Sono esteri italiani? Esteri. Esteri, tutti? Per il momento sì. Si può dire? Di che cifre si parla? Noi non abbiamo un prezzo di listino, perché comunque le macchine sono personalizzate, quindi insomma sono cifre che partono dai 6,50 in su. E come si sa, non può esistere un'azienda senza un marchio. Il marchio, perché quello là è il marchio, vero? Sì. Come nasce? Il compasso
per la progettazione e per la precisione, il martello, perché comunque le macchine vengono fatte a mano. Il logo FM ho deciso di lasciarlo anche dopo il restyling del marchio, perché comunque l'azienda è nata come Faralli e Mazzanti 10 anni fa. È il compasso, il martello, sì. È a metà fra la falce e il martello, il simbolo massonico. Lo so, purtroppo e non ci posso fare. Si prende un po' di tutto. No, vabbè, diciamo che nessuno dei due sono mondi che ci avvicinano. D'altra parte sono strumenti che noi usiamo. Guarda, di lavoro. Guarda, ti faccio vedere. C'è davvero. Questo c'è davvero. E i martelli ci sono davvero. Buongiorno. Buongiorno. Posso chiedere che cosa sta facendo in questo momento? Che cos'è quello? L'asta del cambio di quella macchina. Mi raccomando, è importante il cambio. Sempre. A quanto arrivano le macchine di velocità? A parte che bisogna rispettare i limiti, eventualmente provarle in pista, teoricamente, eccetera. Teoricamente 350, circa. 350 km orari, sì. Poi appunto bisogna rispettare i limiti. Si prende un caffè. Bravo, perfetto. Mentre ti faccio il caffè, queste sono un po' di gare che ho fatto con le auto storiche quando diciamo mi divertivo, non avevo ancora le bimbe. E anche le gare hanno sempre fatto parte della passione, non del risultato, quindi la voglia e il piacere di guidare un'automobile restaurata e riportata diciamo in vita da un pezzo di ferro arrugginito. Che buono anche il caffè qui. E saliamo al primo piano, dove incontro la moglie e le figlie. Ecco chi è che realizza i modelli. Altro che tante storie. No. Ma come vedi, cioè, la nostra vita si intreccia sempre, quella che è la vita della famiglia con quella che è la vita del lavoro. In questo periodo loro ovviamente sono in vacanza e quindi la mattina quando Ornella viene qua diciamo a fare i suoi conticini, le bimbe vengono. Buongiorno Ornella. Le bimbe vengono diciamo con lei e stanno qua con noi. Ci si mette lì sul divano, sì, magari? Certo. Diciamo che è una realtà che adesso può sembrare molto atipica, ma che negli anni 50 e 60 in Italia ce n'erano tantissime botteghe, tra virgolette, artigianali che facevano automobili. Noi abbiamo un distributore in Cina già due anni. La prima domanda, ma aumentiamo la produzione? Io dico che comunque questa è un'azienda che ha bisogno di rimanere artigianale. Questa è la nostra vita, il nostro obiettivo, il nostro sogno, fra virgolette, quindi è difficile far entrare persone che comunque valutano tutto sotto l'aspetto business in un sogno. E a proposito di sogni, sulla porta, prima di salutarsi, faccio una domandina scema. Azienda di Pontedera, sì. In provincia di Pisa, ma il sogno di vendere la macchina a un livornese? Ho avuto diverse visite da Livorno. Tante aziende diciamo del territorio che fanno una tipologia di prodotto made in Italy o made in Tuscany porta credo orgoglio o se uno sia di Livorno o di Pisa. Questo a telecamera accesa poi dopo. Sì, certo. E qui ci salutiamo con Luca che mi ripete un concetto che è poi il motivo della mia intervista e che è anche il senso del mio lavoro. Al di là di quello che si vede da fuori, si vede la macchina, insomma, e tutto quello che è l'interesse mediatico, eccetera, c'è tanto sangue, come ti dicevo, c'è tanta passione e tanto sacrificio e questo è veramente c'è ogni giorno, c'è stato fino adesso e c'è tuttora, perché una piccola azienda fatica veramente a fare anche le cose più piccole, diciamo, e più banali. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.